Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Sto male, ragazzi, stamattina mi sono svegliata con questa parte tutta intorpidita. Non so se è tipo un accenno di torcicollo perché l'intelligenza. Ieri sono andata a dormire con i capelli bagnati e si vede perché vedete come mi sono venuti. Questi sono i miei naturali. Un tempo erano molto più ricci, poi piastre, decolorazioni. Si sono un po' smosciati, spagliati, non hanno una forma perché non ci ho messo la spuma. E qua dietro sono ancora umidi. Brutta storia, ragazzi. Non l'ho mai fatto in vita mia. Insomma, molto bene. Ragazzi, l'estate è quasi finita. Oggi è 30 di agosto. Per me, per carità, è una cosa stupenda perché io odio l'estate. L'unica cosa che si salva dell'estate sono le scarpe aperte perché comunque mi piacciono e ci si sta comodi. La rietta serale che è piacevole dopo una giornata d'inferno. C'era anche una terza cosa, ma probabilmente non me la ricorderò mai. Quindi vi attaccate a questa, insomma. Io amo, amo, amo l'autunno, quindi non vedo l'ora che arrivi. Non vedo l'ora di mettere il mio cappottino, la mia felpetta. Insomma, già sono lì che penso. Qui, come sempre, c'è il solito casino mattutino. Qua c'è Gwenda che si fa il bidetino, magari non ve la faccio vedere. Oggi mi sono svegliata leggermente più tardi, alle 10:30, dopo 4 giorni che Gwenda mi svegliava alle 5, alle 6 di mattina, che andavamo a dormire all'1, alle 2, perché i miei genitori e mia sorella non ci sono. Di solito nei vlog non li vedete tanto perché non mi piace riprenderveli, mia madre è una che urla, quindi insomma è un po' fastidioso. Infatti ogni tanto qualcuno mi chiede: ma vivi da sola? No, ragazzi, molto semplicemente non ve li riprendo. E appunto loro sono partiti. E sono andati in Grecia. È il primo anno che non vado con loro, proprio perché, come vi ho spiegato prima, odio l'estate, odio l'abbronzatura e direi che si vede, e non mi piace il mare. Quindi ogni volta era un supplizio a vicenda, perché loro mi portavano in questa spiaggia perché loro hanno l'abitudine di girare magari diverse spiaggette anche in una giornata. Io gli facevo: quando ce ne andiamo, quando ce ne andiamo, montami l'ombrellone. Magari in Grecia sapete che alcune isolette sono molto ventose, quindi l'ombrellone me lo dovevo stare io a tenere così. Cioè, non era una vacanza. Quindi ho detto: andate voi da soli, io sto qua, mi rilasso io e vi rilassate voi. L'unica cosa, non avevo messo in conto Gwenda che non mi facesse dormire. La faccia parla da sola, però oggi sono riuscita a dormire perché ieri ho portato Gwenda a spasso, si vede che si era stancata di più, non lo so, quindi oggi magari riproporremo la cosa. Prima della colazione mi dedico un attimo alla skincare e uso come sempre il mio Foreo Luna 3. Questa è la parte detersione, che come vedete ha tutti questi dentini fatti in un materiale iperigienico, quindi si lava anche facilmente, dopo ve lo faccio vedere. Mentre qui è la parte massaggio. Come sempre prendo la mia applicazione dal telefono, accendo il dispositivo qua dietro tenendo premuto. Una volta che mi dice che è online, posso iniziare. Come detergente uso sempre questo qui di Foreo, quindi bagno leggermente la mia pelle e un po' il dispositivo. Metto il detergente direttamente qua sopra, io mi trovo meglio così. Io dispargo un po' prima il detergente, dopodiché mi fermo su una zona e faccio il mio massaggino. Se ci fate caso, ogni tanto si stoppa ed è quello il momento in cui dovete cambiare zona. Quindi movimenti circolari, vi rilassate, intanto vi detergete il viso. Super veloce, in pochi minuti fate tutto. Adesso vado a risciacquare il viso, sciacquo qui il dispositivo e poi facciamo il massaggino. Sì. Prima del massaggio vi consiglio di mettere un siero, un olietto con cui vi trovate bene. Io ad esempio mi trovo da Dio con l'Hydrating Oil. Questo qui di Anastasia Beverly Hills, ve l'ho già detto forse altre volte, ha un odore di centro estetico, centro massaggi, spa. Quindi qualche goccettina, spargo leggermente e sono pronta. Sempre dalla nostra applicazione abbiamo il massaggio per la parte occhi, collo, questo è per lo zigomo, e Magic Mouth. Oggi andrei con questo qui, che è un po' che non lo faccio, per distendere la parte vicino alle labbra, comunque tutta questa zona qui. Quindi vado su inizio trattamento e vi dice proprio i movimenti da fare. Then move the device to the corner of the mouth and then to the top of the mouth. Dopo aver fatto questo massaggio, ragazzi, queste pulsazioni, che poi sono le pulsazioni T-Sonic, sono qualcosa di indescrivibile, cioè lo dovreste provare. Adesso massaggio il siero che è rimasto sul viso. Ah, e logicamente non vi scordate la cremina viso. Come colazioncina i miei cerealini preferiti, poi qua vi faccio vedere: l'altro giorno ero passata a comprare un po' di robine perché sto seguendo una pagina su Instagram che fa tutte delle ricettine
leggere, magari di cose di cui a volte abbiamo voglia che non sono proprio leggerissime, e loro te le rendono leggere con poche calorie, magari appunto cambiando degli ingredienti, ma la sostanza poi è la stessa. Quindi volevo provare a fare il salame di cioccolato e le barrettine tipo Bounty, per intenderci. L'altro giorno ho provato a fare il banana bread e ieri ho fatto gli involtini di verza, buonissimi, cioè sempre tutto buonissimo, quindi oggi proverò anche questo. E in più volevo provare anche a fare le simil camille, avete presente quei tortini di carote e mandorle? Ecco, proverò a fare anche quelle, quindi oggi proprio mi do alla cucina, poi dopo dovrei passare in posta in teoria, come sempre. Qual è la novità? E dopo invece devo aprire dei pacchettini che sono lì sul tavolo. Vi mostro velocemente cosa c'era nei pacchettini. Questo qui è da Fourth Ray ed è un cofanettino, chiamiamolo così, Bright Side, con all'interno tutti i prodotti illuminanti. Infatti c'è uno spray e un elisir. Poi da Popina Box mi è arrivata Ursula, questa qui è della nuova wave della Sirenetta. Vi avevo detto anche nello scorso vlog che mi doveva arrivare, tra l'altro. E questo qui è George R.R. Martin, che è lo scrittore, per chi non lo sapesse, delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che sono i libri da cui è tratto Game of Thrones. E non ho preso la versione lunchbox perché onestamente costava tanto, quindi ho preso questa, che tra l'altro ha un bollino che io non avevo mai visto, che è del Comic Con di Napoli di quest'anno, molto 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 carino per la mia collezione Game of Thrones. Poi mi porto un attimo su queste cose che mi sono arrivate e poi mi metto a vedere una puntatina della serie TV, e le cose in cucina mi sa che le faccio dopo, perché altra cosa che è successa in questi giorni: mia nonna, che abita praticamente attaccata a casa mia di qua, si è rotta la caviglia, quindi disastro, perché non può stare sola tutto il giorno, quindi un po' l'aiuto io, magari vado, gli faccio compagnia, le porto il pranzo e cose così, un po' ci va mia cugina, un po' ci vanno i miei zii, insomma, quindi facciamo un po' a turni. Tocca al mio turno timbrare il cartellino e andare, ve la faccio anche vedere. Lei logicamente è un po' atterrita da questa situazione, perché era abituata a essere molto indipendente, non ha mai avuto problemi di nessun tipo, quindi prende macchina, va con le amiche, cose, viaggi. Quindi stare ferma un mese deve essere deleterio. Comunque, a parte questo, appunto, dopo ve la faccio salutare. Per i miei amici Funko Pop vi faccio vedere anche questi che mi sono arrivati invece ieri. Altri due della nuova wave della Sirenetta. Praticamente li ho presi quasi, quasi, quasi tutti. Tranne Ursula, quella grande, enorme, gigante. Infatti qui, come vedete, ho anche il mitico Terre Tritone. Ma ve l'ho detto, quelli della Sirenetta non me ne perdo nessuno, quindi li prenderò tutti. Quindi qua abbiamo Scuttle con la forchettina in mano e Chef Louis, troppo troppo carino. E poi ho recuperato questo qui, prima che diventi anche lui di prezzi esorbitanti come quelli di Pocahontas, che infatti stamattina mi sono ricomprata Miko, che vedete è lui. Invece vabbè, parliamo di Pocahontas, che adesso è arrivata a prezzi esorbitanti, chi se ne intende lo sa. E quindi ho recuperato Mushu e Cricri, che poi qui vabbè è Cricket. Qui c'è il disastro delle ultime cose arrivate, mentre qui vi faccio vedere un pacco che mi è arrivato ieri da Zalando. Io ci ordino pochissimo, però avevo visto, allora, queste scarpine che mi piacevano un casino, cioè tipo un sandaletto. Sì, poi io mi sveglio a fine agosto, ma dettagli, che è troppo bello, perché vedete qua ha per il diton e poi è una scarpa molto comodina, ed è di Monkey. Adesso me la metto un attimo, momento feticismo. Calastare mi sta, sono molto carine. Non so se sono troppo piatte per i miei gusti, perché dopo un po' mi danno fastidio. Idem con questi, ragazzi. Questi ho fatto una pazzia più totale, perché su Zalando è arrivata la linea Good America, che è quella che ha creato Khloe Kardashian, che tra l'altro appunto è la mia Kardashian preferita. Mi ha fatto questa linea, diciamo, di abiti sportivi e jeans, e la caratteristica è proprio che dovrebbero andare bene a tutti i tipi di forma fisica, anche un po' più curvi, anche un po' più magra. Quindi ho detto proviamo. L'unica cosa, raga, sto jeans costa 180 euro, e infatti io spero, perché non l'ho ancora provato, che non mi piaccia, non mi vada bene, così faccio il reso. Se comunque la qualità è buona e si sente, perché è un elastico, perché sono elastici, di un materiale stra costoso, cioè si sente proprio, non c'è nulla da fare. Io ho preso come taglia la 30, se non sbaglio, che dovrebbe essere una 44.
italiana. Stavo provando i jeans, sono pazzeschi, questi magari per l'inverno. Alla fine ho deciso di tenere i jeans perché mi piacevano un sacco. Allora, coprendo tutti i dati, vi faccio leggere il modello. Si chiama Good Legs Crop Jeans Skinny. E avevo sbagliato perché in realtà costano 189. Le scarpe invece le ho prese in saldo a 7,40 euro. Quindi assolutamente verranno tenute anche queste. Ragazzi, ieri su Instagram hanno svelato i nuovi tronisti di uomini e donne, sia maschi sia femmine. Alcuni già ce l'avevano detti, altri no. Tra cui c'è Giulio, che l'altro anno ha fatto il corteggiatore di Giulia, poi è andato a fare il tentatore a Temptation Island e adesso appunto è tronista. Io sono pazzamente, follemente innamorata, mi piace un sacco, sia come carattere, almeno da quello che si vede, perché su quello ci possiamo basare, sia come fisicità, insomma un po' tutto. Quindi ieri, quando è uscita questa notizia che andavo a fare il tronista, ho subito ripostato la cosa sulle stories e tantissime, ma non potete capire quante, cioè ho i direct che stavo rispondendo adesso, invasi da voi che mi dite: Ila, vai a fare la corteggiatrice, ti ci vedo troppo, stareste benissimo insieme. Allora, primo punto, mai nella mia vita io andrò a fare un programma televisivo soprattutto basato sull'amore, cioè proprio no ragazzi, no, non ce la farei, cioè non so come spiegarvi, ma non riuscirei mai ad aprirmi in un contesto del genere, cioè proprio a mostrare il 100% di me. E se, come fai a conoscere bene una persona se non gli mostri il 110%, neanche il 100%, quindi non avrebbe senso. Poi è un contesto proprio in generale che non mi piace, c'è un'aria sempre negativa, soprattutto adesso che le persone vanno lì più per visibilità che altro, non dico tutti, però la maggior parte, insomma. Mai, ci potrebbe stare, guardate, anche Harry Styles in persona, non riuscirei mai ad andarci, così per farvi un esempio banalino. Questo perché, vi sto dicendo, perché ieri su Instagram sempre vi ho chiesto di farmi un po' di domande e avrei risposto oggi, quindi vedete, me ne avete fatti un bel po', e tra cui c'era questa cosa qui: spiegaci perché non sei voluto andare o non vorresti andare uomini e donne. E quindi nel corso della giornata risponderemo a un pochino di quesiti. Ho scoperto anche che stasera inizia Bake Off Italia, eccolo qui. Io logicamente lo seguirò soprattutto per Damiano Carrara, che è un'altra delle mie crush, quindi vi ho chiesto: lo guarderete? Per ora sta vincendo il sì col 62%, quindi lo guarderemo. E adesso invece stavo facendo il reso sul sito di Emp, perché ho comprato due pop, ma mi sono resa conto che erano dei doppioni. C'è sempre questo problemino. Quindi adesso faccio queste cose e poi finalmente vado a vedere la mia serie TV e preparo il pranzetto a mia nonna, anche perché è quasi l'una. Pranzetto di oggi, anche se io la pasta non la mangio quasi mai, però ogni tanto me la concedo: tortelloni con ricotta e spinaci, che sono i miei preferiti, con un po' di burro, poco. Tra l'altro, un'altra delle domande a cui voglio rispondere è se sono tornata vegetariana, perché non so se tutti lo sanno, ma quando sono stata in America 4 anni fa circa, una volta appunto tornata, non so cosa mi era scattato in testa, ma ho deciso di iniziare a mangiare totalmente vegetariano. Adesso vi spiego perché dico totalmente. E ho tenuto quel regime più o meno per un annetto, poi mi sono operata, ho fatto la sleeve gastrectomy e il chirurgo, il dottore, mi ha consigliato di cominciare anche a reintegrare un pochino di carne, perché altrimenti non avrei avuto le sostanze necessarie per tutto il percorso, già mangiando comunque pochissimo. Quindi poi da lì avrei ripreso a mangiare un po' di carne. Ultimamente la sto mangiando sempre di meno, quindi non sono vegetariana perché non lo sono al 100%, per quello che dico totalmente, perché non sono mai stata una grande amante della carne. Infatti l'unica carne che mangio è quella di pollo, e poi vabbè, se vogliamo proprio essere incisivi, quella dei panini del Mac, quando raramente ci vado. Quindi insomma, generalmente io mangio soltanto carne di pollo, non mangio affettati, non mi piace carne alla brace o bistecche, assolutamente no, wurstel proprio zero, quindi soltanto petto di pollo o hamburger di pollo o i prosciuttini, insomma quelle cose lì. Quindi no, non sono vegetariana, però poco ci manca. Sono in procinto di fare questa ricettina qui che vi dicevo, di questa pagina di Instagram che mi piace un sacco. Adesso provo a fare questo Bounty versione light, 43 kcal l'uno, visto che ci sono diversi passaggini
mi metto subito a farli. Allora, qui ho tutti gli ingredienti che ho utilizzato, li devo rimettere a posto. La pastiglia è partita. Vi faccio vedere le cosettine che ho fatto. Allora, sono un po' sparse. Qui ci sono i bonti che si stanno ancora, come vedete, seccando, ma mi sembrano molto promettenti. Un cassetto e una scoperta. Poi qui abbiamo il salame di cioccolato. Anche questo deve rimanere un bel po' nel freezer. Idem questo, che è un simil Kinder cereali, praticamente fatto con yogurt, riso soffiato, cioccolato fondente. Quindi vabbè, dopo vi faccio vedere tutte le ricettine, ma le trovate sulla pagina che vi ho fatto vedere prima su Instagram. E visto che ho fatto tutto e sono le 4 quasi, arrivato un attimo da nonnina a vedere se le serve qualcosa, le porto la merendina e stavolta ve la faccio vedere prima, mi ero scordata la macchinetta, e mi porto il computer da lei così lavoro un pochino. Oggi. Eccola qui. Certo. Vedete come sta a parlare? Fai ciao con la mano. Fai ciao. Io mi sono portata qui le cose e ho portato anche il salame di cioccolato che, ragazzi, è venuto buonissimo. Questo qui super. Stavo parlando con Giulia che stasera ci dobbiamo vedere. Quindi siamo delle ragazze occupatissime, i miei capelli hanno fatto questa fine. No, beh, non facciamo. Lei è un centralino, sta sempre al telefono, sta mai da sola tanto. Vedete, si è accroccata tutte le robine qua intorno. E niente, quindi faccio il mio turno da infermierina, che adesso devono venire anche delle sue amiche a trovarla qua, quindi faccio tipo il maggiordomo, apri porta, chiudi porta. Mi sono messa qui in salone da nonna, lei di là con le amiche. Sto guardando la mia serie TV nel mentre rispondo ai direct e mi sono finalmente organizzata con Giulia. Anzi, tra un po' sono le 6 e spero sia fatto un po' più fresco fuori, così riesco a portare Gwenda un pochino fuori anche oggi. Ho messo i sandalini nuovi e ho portato Gwenda, anzi sto portando Gwenda a spasso. Il problema è che ogni volta così io a 5 metri col guinzaglio, lei dall'altra parte, e subito fa le cosacce. Mi raccomando, sia le cosacce ma con le bustine coi cuoricini. Quando la porto di solito io mi metto le cuffiettine, ascolto la mia musica mentre lei si fa i beati cavoli suoi. Non riusciamo mai a fare più di 1 chilometro. Poi lei non è abituata a andare tanto spesso in giro, come magari chi, non lo so, abita in appartamento, lo porta giù la mattina, la sera, al pomeriggio. Invece Gwenda c'ha il giardinetto suo privato, la signora, e quindi logicamente esce un po' meno spesso degli altri cani. E non è abituata, cioè io la vedo proprio che non è abituata, perché si ferma sempre, non mi ascolta, cammina in mezzo alla strada. In più, per venire qua al parco io mi sono dovuta cospargere letteralmente di antizanzare, che quest'anno, devo dire, mi è andata meglio degli altri anni, perché di solito rimango tipo immobilizzata di pizzichi. Questa volta è un po' meglio. A parte questo, adesso passeggiatina, meno male che qui c'è l'ombra. E poi torniamo a casa, che mi devo preparare la cena e andare a prendere Giulia e uscire. Doccia fatta, adesso sto accendendo la TV perché mi sono ricordata di Bake Off, ma io stasera non ci sono. Quindi che fai? A parte, vabbè, che real time poi farò la replica 750 volte, però non si sa mai, io me lo registro anche. Eccoci arrivate, la mia cocchina zero. Lei si è presa un tagliere di sushi e spam. Saluta amichetta, quanto ciao. Tempo. Vedete, lei si è tutta imbardata. Poi ci sono io che sembro scappata di casa molto velocemente. Ma effettivamente è stato così comunque. Quale bello. Che te l'avevo anche detto, è venerdì sera, c'è sistema, ci usciamo. Aspetta, un po'. Fai vedere le tue scarpine, le mie. Niente, quindi buon appetito, ingorda. Grazie, corazon. Tornata, alla fine non vi avevo fatto vedere cosa mi ero messa, questo vestitino di H&M, molto carino. Tanto c'è quella che fa la pazza sul letto, che non ho rifatto, ma lasciamo perdere. Queste scarpine che alla fine mi sono piaciute assai. Hai finito? Deve fare la pazza, non è contento. Ecco, finito? No! Che ti guardi, metti in posa? Oh, che modella! Quindi anche questa giornata è giunta al termine, è stata lunga, lunghissima, mi è sembrata interminabile oggi. Sono quelle giornate un po' così, nonostante fai mille cose. Quindi io vi do la buonanotte, spero vi siete divertiti, vi abbia tenuto compagnia, se è così. Pollicino, iscrivetevi se ancora non lo siete. Come vi dico sempre, a settembre torneremo più regolari possibili. E niente, un mega bacio.